Oggi la Chiesa celebra San Marco, uno dei quattro evangelisti, molto vicino all'Apostolo Pietro. Il Vangelo di Marco è stato il primo a essere scritto. È semplice, uno stile semplice, molto vicino. Se oggi avete un po' di tempo, prendetelo in mano. Leggetelo, non è lungo, ma fa piacere leggere la semplicità con quale Marco racconta la vita del Signore. E nel Vangelo, che il fine del Vangelo di Marco, questo che abbiamo letto adesso, c'è l'invio del Signore. Il Signore si è rivelato come Salvatore, come il Figlio unico di Dio, si è rivelato a tutto Israele, al popolo, specialmente con più dettagli agli apostoli, ai discepoli. Questo è il congedo del Signore. Il Signore se ne va. Partì e fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ma prima di partire, quando apparve agli undici, gli disse: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. C'è la missionarietà della fede. La fede o è missionaria o non è fede. La fede non è una cosa soltanto per me, perché io cresca con la fede. Questa è una cosa, una eresia gnostica. La fede sempre ti porta a uscire da te. A uscire. La trasmissione della fede. La fede va trasmessa, va offerta, soprattutto con la testimonianza. Andate, che la gente veda come vivete. Qualcuno mi diceva, un prete europeo di una città europea, mi diceva: c'è tanta incredulità, tanto gnosticismo nelle nostre città perché i cristiani non hanno fede. Se l'avessero, sicuramente la darebbero alla gente. Manca la missionarietà perché nella radice manca la convinzione. Sì, io sono cristiano, sono cattolico, ma come se fosse un atteggiamento sociale. Nella carta d'identità ti chiami così, così e sono cristiano. Ah, è un dato della carta d'identità, questo non è fede. Questo è una cosa culturale. La fede necessariamente ti porta fuori, ti porta a darla. Perché la fede va trasmessa, essenzialmente, non è quieta. Ah, lei vuol dire, padre, che tutti dobbiamo essere missionari e andare nei paesi lontani? No, questa è una parte della missionarietà. Questo vuol dire che se tu hai fede, necessariamente tu devi uscire da te. Tu devi uscire da te e far vedere socialmente la fede. La fede è sociale, è per tutti. Andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo ad ogni creatura. E questo non vuol dire fare proselitismo, come se no, io fosse
una squadra di calcio che fa proselitismo o fosse una società di beneficenza. Non, la fede niente è proselitismo, è far vedere la rivelazione, perché lo Spirito Santo possa agire nella gente con la testimonianza, e come la testimonio col servizio. Servizio è modo di vivere. Se io dico che sono cristiano e vivo come un pagano, non va. Questo non convince a nessuno. Se io dico che sono cristiano e vivo da cristiano, questo attira. È la testimonianza. Una volta un studente universitario mi ha domandato, in Polonia, mi ha domandato che, ma nell'università io tanti compagni atei, cosa devo dirgli per convincerli? Niente, caro, niente. L'ultima cosa che tu devi fare è dirle qualcosa. Incomincia a vivere. E loro, vedendo la tua testimonianza, ti domanderanno, ma perché tu vivi così? La fede va trasmessa, ma non per convincere, per offrire un tesoro. E lì, vedete, e questa è anche l'umiltà della quale parlava San Pietro nella prima lettura. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quante volte nella Chiesa, nella storia, sono nati movimenti o aggruppazioni di uomini o donne che volevano convincere della fede, convertire veri proselitisti. E come sono finiti nella corruzione? È così tanto tenero questo pezzo del Vangelo. Ma dov'è la sicurezza? Come posso essere sicuro che uscendo da me sarò fecondo nella trasmissione della fede? Proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Farete meraviglie. E il Signore sarà con noi fino alla fine del mondo. Ci accompagna. Nella trasmissione della fede c'è sempre il Signore con noi. Nella trasmissione dell'ideologia ci saranno i maestri. Ma quando io ho un atteggiamento di fede che va trasmessa, c'è il Signore lì che mi accompagna. Mai nella trasmissione della fede sono solo. È il Signore con me che trasmette la fede. Lo ha promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Preghiamo il Signore perché ci aiuti a vivere la nostra fede così, una fede da porte aperte, una fede trasparente, non proselitista, ma che faccia vedere, ma io sono così. E con questa sana curiosità aiuti alla gente a ricevere questo messaggio che li salverà.